Alfa 4C Spider, una vettura da pista prestata alla strada. Scoprite con noi la vocazione unica di una vettura unica, senza paragoni nella produzione di serie. Un vero e proprio manifesto in tema di sportività 100% Alfa Romeo. Honda NSX. Negli anni 90 rivoluzionò il concetto di supercar. Oggi ci riprova partendo dal famigerato foglio bianco. I tempi cambiano, le emozioni no. Ecco la nostra prima presa di contatto. Mondiale Endurance. Continua il dominio Porsche nel campionato iridato e con l'ultima vittoria a Austin si avvicina il secondo titolo consecutivo. Peugeot toglie i veli alla sua nuova arma per la Dakar 2017 che scatterà a gennaio. Si basa sul nuovo SUV 3008 ed è un'evoluzione della vettura che ha trionfato nella scorsa edizione della corsa. E a seguire, le news di Autolink. Tutto il DNA dell'Alfa Romeo che ha fatto la storia dell'automobilismo sportivo in una Spider due posti secchi a motore centrale, nata per la pista ma divertente, molto divertente, anche su strada. La macchina che vi presentiamo questa settimana può sembrare una Spider due posti che punta tutto sul design perché è davvero da togliere il fiato, come ce ne sono tante, sportiveggiante. In realtà dimenticatevi qualsiasi cosa avete guidato fino adesso, perché questa è una macchina veramente speciale, un'auto da corsa omologata per la strada, con tutti i pro e i contro del caso, però una macchina veramente ad altissimo contenuto emozionale. A noi, perdonateci il paragone, ma ci ricorda quasi le Ferrari vecchie maniera, le 208, le 308, quindi spartana all'interno, componentistica non particolarmente curata, ma emozionante, efficace. E poi qua c'è anche tanta tecnologia, una vera auto da corsa, ve la racconteremo poi nel corso della prova, ma su tutto spicca la scocca in carbonio realizzata a mano. La vettura è assemblata nello stabilimento storico di Maserati con la stessa cura artigianale, qua però non declinata al lusso o alla raffinatezza, ma è una macchina fatta e progettata assolutamente per andare forte ed emozionare. Una macchina imparagonabile, non ha concorrenti diretti, ma una macchina che veramente ci piace presentarvi perché rappresenta veramente il cuore sportivo di Alfa Romeo. Una vettura quindi speciale questa 4C Spider, una vettura unica, una vera auto da corsa omologata per la strada. E quindi siamo venuti qua sulla nostra pista che oramai conoscete di Castelletto di Branduzzo proprio per provarla tra i cordoli. Dobbiamo dire che da vera auto da corsa i limiti di questa vettura sono assolutamente irraggiungibili su un tracciato tortuoso come questo e bisogna essere davvero piloti per spingerla al massimo. Infatti le prestazioni in gioco sono davvero elevatissime. Pensate che con il motore centrale 1750 turbo da 240 cavalli questa vettura è in grado di sfiorare i 260 all'ora di velocità massima, scattare da 0 a 100 in 4 secondi e mezzo e soprattutto ha una accelerazione di 1,1 g e in frenata addirittura arriva a 1,25 g. A proposito di frenata, la pedaliera è veramente da corsa e anche il freno ha una taratura che abbiamo trovato in passato solo su vetture da competizione, quindi perfetta per l'utilizzo in circuito. Grazie al selettore DNA comune a tutte le Alfa,
posto sul tunnel centrale, è possibile selezionare la posizione ovviamente dynamic per la pista, e se si vuole c'è una quarta modalità riservata a questa 4C, che è la race, che disinserisce completamente ogni tipo di controllo e rende veramente la vettura una vettura da corsa. E poi l'emozione al volante di questa Alfa Romeo la fa il feeling, la fa il bel volantino privo di servosterzo, ma davvero anche questo da vettura da competizione, la fa la sonorità di scarico che fuoriesce dai due scarichi che sulla versione che stiamo provando sono un'opzione ancora più aperti, davvero esaltanti, sia in scalata che salendo di rapporto. 4C è una vettura che davvero ha saputo, per quanto di nicchia, ha saputo riaccendere la passione degli alfisti, ha saputo soffiare su una brace per fortuna non ancora spenta e animare una fiamma che adesso poi con Giulia auspichiamo e sta già avendo molto successo, arriverà a fare anche i numeri. Però tutto è partito da questa 4C, o meglio tutto è ripartito con questa 4C, e qua si ritrova veramente tutto il DNA delle Alfa da corsa del passato. Cosa dire quindi? È efficacissima, è micidiale. Se siete amanti delle derapate, della guida vistosa, divertente, ma più finalizzata allo spettacolo, dimenticatevi questa vettura. Questa in pista l'abbiamo provata, è davvero un rasoio. Il posteriore non perde quasi mai aderenza. Questa versione è dotata di assetto sportivo optional, quindi ancora più preciso, ed esagerando addirittura è talmente inchiodata per terra nel trasmettere la potenza a terra che tende quasi ad allargare con l'anteriore, quindi poco fumo, poca scena, ma tanta efficacia. Questa macchina è fatta davvero per andare forte. Mantenere fede al concetto ispiratore della vettura originale del 1989, aggiungendo tecnologie di futura generazione. Era questo l'obiettivo dei tecnici Honda nel ripensare la NSX. E allora, ecco a voi il sistema Sport Hybrid SH-AVD per dar vita a un'inedita esperienza sportiva, la New Sports Experience. La nuova Honda NSX ha confermato anche in pista tutti i valori fondanti del progetto originale, come visibilità superiore, economia d'esercizio, semplicità dell'interfaccia uomo-macchina, flessibilità di guida e, soprattutto, prestazioni straordinarie. La novità più importante è sotto il cofano. La supercar diventa ibrida grazie al motore doppio turbo V6 di 3,5 litri da 507 cavalli, abbinato a uno elettrico da 48 cavalli che fornisce supporto ai bassi regimi fino a quando il turbo a bassa pressione non dà il suo contributo alla spinta. A questi si aggiunge la Twin Motor Unit montata anteriormente, composta da due motori elettrici da 37 cavalli e 73 Nm di coppia ciascuno, per un totale di 4 motori e una potenza totale di sistema di 581 cavalli e 646 Nm di coppia massima. In abbinamento a un cambio a doppia frizione a 9 rapporti, la nuova NSX tocca una velocità massima di 308 km orari, con un'accelerazione da ferma migliore di una sportiva elettrica, raggiungendo i 100 all'ora in meno di 3 secondi. Ma al di là dei freddi numeri, la supercar giapponese impressiona per guidabilità e facilità di guida, anche spingendo al massimo. Questo grazie a una progettazione che ha messo il rapporto tra guidatore e vettura al primo posto. Il baricentro, ad esempio, è il più basso della categoria. Il telaio beneficia di materiali come l'alluminio leggero e fibre in acciaio e carbonio lavorate in maniera specifica per una rigidezza torsionale dinamica nettamente superiore alle blasonate concorrenti dirette. Fermare tanta esuberanza è l'arduo compito del sistema frenante Super Sport di nuova generazione,
che unisce l'efficacia di un sistema meccanico ad alte performance a una frenata rigenerativa fluida, mentre il brake by wire con circuito idraulico fornisce il feedback al pedale, traducendo il comando in bit che possono essere mappati in funzione dello stile di guida per frenare e recuperare energia in modo ottimale. Tra le dotazioni base spiccano il torque vectoring ibrido sportivo sia davanti sia dietro, che funziona in accelerazione e in rilascio frenata, e l'Integrated Dynamic System, che interviene su 11 dispositivi, dallo sterzo al motore, dalle batterie alle sospensioni, fino al sound del propulsore. A bordo si scopre poi che la supersportiva è persino comoda, grazie a sedili anatomici, sportivi ma non estremi, e a supporti morbidi ben posizionati su tunnel e portiere per poggiare le ginocchia durante le accelerazioni laterali più importanti. Le prime consegne della nuova NSX sono previste a breve, al prezzo di 186.900 euro. La Porsche, dopo l'ultima vittoria alla 6 ore del circuito delle Americhe a Austin, ipoteca il secondo campionato mondiale endurance consecutivo in virtù di uno strabiliante score che parla di 5 vittorie su 6 gare disputate fino a questo momento nel WEC. Questo inoltre è anche il terzo successo di fila per Mark Webber, Brandon Hartley e Timo Bernard, attuali campioni in carica del mondiale di durata, con il loro prototipo 919 Hybrid numero 1, che dopo una prima parte di stagione sfortunata sembrano in piena ripresa. Le Audi erano più veloci, soprattutto all'inizio, ma noi le abbiamo riprese, non abbiamo fatto errori e quindi abbiamo vinto. Avevamo bisogno della gara perfetta, grandi piloti, ingegneri, meccanici, grande strategia. Questa è stata la gara perfetta per noi. Una grande gara, grandissimi pit stop e un Timo Bernard superlativo. Una grande vittoria perché era davvero difficile riuscirci. Con 3 gare ancora in calendario, la Porsche vede dunque sempre più vicino un doppio successo nelle classifiche costruttori e piloti. Eppure la sua strada è stata sin qui più irta di difficoltà di quanto non dicano le graduatorie. In particolare è stata l'Audi nelle ultime settimane a tentare in tutti i modi di rendere la vita difficile alle Porsche, ma malgrado gli sforzi e i grandi passi avanti fatti con la nuova R18, tra qualche errore e un po' di sfortuna, agli equipaggi di Ingolstadt è sempre mancato il guizzo vincente. La casa con gli anelli ha il merito di avere quasi completato la rimonta tecnologica, nonostante l'utilizzo di una motorizzazione diesel che sente il peso dei regolamenti, ma deve compiere ancora l'ultimo salto per riuscire a battere i rivali. Anche la Toyota, dopo l'incredibile beffa della 24 ore di Le Mans, ha tentato di prendersi la rivincita, ma anche la casa giapponese alla fine nulla ha potuto contro lo strapotere Porsche. La vettura è sembrata buona ed è difficile chiedere ai suoi equipaggi più di quanto stanno facendo, ma al momento possono solo avvicinarsi ai rivali, senza avere mai la concreta opportunità di vincere o di sfruttare le giornate negative altrui. E così, dopo l'insperata e rocambolesca vittoria di Le Mans, sono arrivati i successi anche al Nürburgring, in Messico e ora, come detto, in Texas. La logica conseguenza è una classifica costruttori dove Porsche domina dall'alto dei suoi 238 punti contro i 185 dell'Audi, mentre tra i piloti resta in testa la Porsche di Lieb, Yani e Dumas a quota 130, seguita dall'Audi di Di Grassi, Duval e Jervis, che segue a tardata con 92,5 punti contro i 92 del terzetto Toyota, formato da Sarazen, Conway e Kobayashi. Se in teoria dunque la matematica lascia ancora delle speranze ad Audi e Toyota, la pratica ci dice che contro la casa di Vaisak c'è ben poco da fare, proprio per la costanza e la regolarità con cui marciano le 919 Hybrid, anche perché Porsche ha l'opportunità di rubare punti col terzetto dei campioni del mondo uscente. Brandon Hartley, Timo Bernard e Mark Webber, che hanno sì vinto le ultime 3 corse, ma non hanno molte opportunità di confermarsi campioni a causa della notevole differenza di punti. Di certo, l'ultima chiamata per Audi e Toyota sarà la prossima gara del Fuji, che si svolgerà il 16 ottobre. Sul circuito giapponese, insomma, per tutti sarà l'ora della verità. We'll be right back.
Mancano ancora diversi mesi ai primi del prossimo gennaio, quando scatterà la Dakar 2017. Eppure già fervono i preparativi per quella che, come sempre, sarà una gara difficile quanto affascinante. Il team Peugeot la affronterà forte delle sue vittorie alla Dakar 2016 dello scorso gennaio e al Silkway Rally che si è svolto quest'estate sulla Via della Seta, con un percorso che durante due settimane si è snodato dalla Russia sino alla capitale cinese Pechino. La casa francese però non ha certo dormito sugli allori in questo periodo e così, mentre la 2008 di KR si copriva di gloria vincendo in tutto il mondo, Peugeot Sport stava già preparando la nuova arma in vista della Dakar 2017 e così, in collaborazione col centro stile Peugeot, ha elaborato a partire dal nuovo SUV 3008, il cui lancio commerciale è previsto tra qualche settimana, una nuova belva da competizione, ancora più elegante e prestazionale, la 3008 di KR, di cui sono state diffuse le prime immagini. I quattro equipaggi del team Peugeot, restati invariati al grido di squadra che vince non si cambia, disporranno dunque di questa nuova arma per la Dakar 2017, un'edizione che si preannuncia già temibile e molto competitiva. La nuova Peugeot 3008 di KR, ovviamente basata sulla meccanica della vettura che va a sostituire, propone una visione estrema del nuovo SUV 3008, che ne esaspera gli elementi identitari e le proporzioni maggiorate, soprattutto nella vista posteriore. La DKR rimane fedele all'aspetto pungente e alla postura della vettura di serie, con una cellula nera che poggia su fianchi generosi e una modanatura cromata che sottolinea la linea del padiglione. Per quanto riguarda la parte tecnica, Peugeot Sport ha lavorato soprattutto sulle sospensioni per migliorare ulteriormente il comportamento dell'auto, sul raffreddamento e sul peso della vettura, che rimane stabile nonostante la presenza di alcuni rinforzi e l'integrazione di un impianto di climatizzazione della quale gli equipaggi non avevano potuto usufruire nella precedente Dakar. Il vincitore della Dakar 2016, Peter Ancel, le leggende dei rally Loeb Sainz e il fresco vincitore del Silkway Rally Cyril Depré faranno presto conoscenza della nuova vettura in appositi test per poi affrontare in Sud America la Dakar 2017. La sfida alla concorrenza è lanciata. Vedremo come risponderanno i temibili rivali di Mini e Toyota. Gran Premio Nuvolari, una delle manifestazioni più importanti legate all'auto storica. Audi è 19 anni che sponsorizza la manifestazione. Qual è il legame tra un marchio che fa dell'innovazione la sua bandiera, diciamo, e il mondo della tradizione, della passione delle auto storiche? È un legame, un sodalizio straordinariamente forte se si è capaci di coltivarlo in maniera moderna. Quindi è ovvio che qui dietro ci sono le nostre radici, Auto Union, Tazio Nuvolari, c'è la nostra storia, però poi bisogna essere capaci, per non cadere nella semplice nostalgia, di creare un legame coerente tra quello che è le radici del passato che hanno contraddistinto la nascita e il caso di successo di un marchio come Audi, con la capacità poi di creare un legame che legga anche il futuro. Allora in questo c'è il senso di questa partecipazione ormai lunga di 19 anni tra noi, ma al Gran Premio Nuvolari, che utilizziamo sempre come palcoscenico per parlare non solo, ripeto, del nostro passato, al quale teniamo molto, ma anche del futuro. Oggi il futuro si incarna nella nuova gamma A3, che rappresenta secondo me proprio lo stato dell'arte e la coerenza di una filosofia molto Audi, quella di mutuare dall'alto di gamma verso l'entrata della gamma tutte quelle migliorie tecnologiche, motoristiche, di handling, di tecnologia digitale che oggi in questi anni abbiamo sviluppato. Oggi A3 le contiene tutte, qualche esempio: abbiamo introdotto sulla nuova gamma A3 un motore molto intelligente, un 1000 tre cilindri, il peso è di solo 88 kg, quindi potete immaginare il livello di efficienza in termini di leggerezza e di prestazioni che questo motore è in grado di esprimere. Accanto però c'è sempre quella componente che uno si aspetta dal motore dei quattro anelli, quindi un 2000 da 190 cavalli che è all'insegna dell'emozione, della guidabilità pura.
poi in tutta la gamma A3 è permeata di quei contenuti che abbiamo via via introdotto in questi anni, penso al virtual cockpit, quindi cominciamo a entrare dentro l'abitacolo in quel rapporto che c'è tra guidatore e vettura all'insegna già della rivoluzione digitale. E questa rivoluzione digitale oggi si completa perché sulla vettura abbiamo introdotto tutti quei sistemi anche di assistenza alla guida predittivi, che sono quindi un po' il prodromo di quello che accadrà con la guida pilotata e autonoma, che si riflettono però non in termini puramente di capriccio, ma sono sistemi che oggi aiutano a aumentare il livello di comfort e di sicurezza. Sono i sistemi di predittivi anticollisione, sono per esempio i sistemi anche digitali di frenata graduale quando la macchina individua che il conducente ha perso un attimo il controllo della situazione, e quindi restituiamo anche sicurezza sociale da questo punto di vista, per arrivare poi invece a quella attività di connessione che in qualche modo dobbiamo realizzare tra la macchina e la nostra vita, che è diventata digitale e che permette oggi per esempio di avere comandi vocali con i quali possiamo ricercare il ristorante più vicino o controllare l'orario di un aereo e quindi vivere in qualche modo quella dimensione sociale che anche in auto oggi non può mancare. Quindi passione anche sulle auto di tutti i giorni, e ci piace sottolineare che le auto, quelle che vediamo qua come storiche, ai loro tempi erano anch'esse cariche di innovazioni, quindi possiamo aspettarci tra 50 anni di vedere le Audi di adesso dietro e davanti, chissà. Sì, credo che su questo siamo credibili, perché senza fare tanti discorsi credo che il nostro claim che utilizziamo da anni, che è all'avanguardia della tecnica, sia esattamente la sintesi di questa filosofia progettuale, che poi però è importante e debba essere restituita sulle strade ai nostri clienti con tanta coerenza. Siamo qui a Monza per la MG Performance Day. Di che cosa si tratta? Si tratta di un grande evento, che è la prima volta che facciamo in Italia, in cui Mercedes-Benz Italia ha invitato tutti i clienti che possiedono una MG e li ha invitati a girare con la loro macchina in pista e a provare tutte le novità di AMG. Mercedes AMG realizza sulla base delle automobili Mercedes una versione sportiva quasi per tutte le gamme, e in più ha realizzato delle macchine in modo completamente autonomo. La MG GT, la SLS sono delle automobili che sono state realizzate in maniera indipendente da AMG. A Monza presentiamo a tutti gli appassionati e a tutti i clienti che guidano una AMG, presentiamo le ultime novità, che sono la GLC Coupé 43 con il motore 6 cilindri da 367 cavalli e la AMG GTR, la Bestia Verde, la Street Legal Car, che è stata presentata da qualche giorno sul web e sui giornali, e che farà la sua prima internazionale al prossimo Salone di Parigi. Seat ha svelato a Londra la versione speciale della piccola City Car Mi, realizzata in collaborazione con Cosmopolitan. La serie speciale della Mi si inserisce nella schiera delle cittadine che fanno tendenza. Caratterizzata da esclusive colorazioni violetto o bianco candy, la Mi by Cosmopolitan è accessoriata tra l'altro con sensori di parcheggio, app dedicata, carica telefonino wireless e sound system da 300 watt. Per questa settimana è tutto. L'appuntamento con Ruota in Pista è per domenica prossima alle 23 su Sport Italia. Nel frattempo potete seguirci su www.ruotainpista.com e sui social network.